Nella mia non troppo lunga carriera accademica ho sempre evitato di partecipare a convegni e ricordo ancora di aver udito dalla bocca di Gilles Deleuze le colloques sont infâmes, i convegni sono infami. Per tante ragioni che chi conosce l'accademia sa che i professori non amano insegnare, amano solo fare convegni. E poi ricorderò sempre le parole di Noventa, di Giacomo Noventa, Giacomo del dialogo sul dialogo. Giacomo Noventa diceva: i dialoghi sono di tre tipi. Ci sono i dialoghi divini o angelici fra coloro che si amano e si conoscono e vogliono amarsi e conoscersi di più. Poi ci sono i dialoghi umani, che sono tra coloro che non si amano e non si conoscono ancora, non si amano, ma vorrebbero conoscersi e amarsi. E poi c'è il convegno diabolico, che è quello tra coloro che non si amano, non si conoscono e non vogliono né amarsi né conoscersi. E questo direi che oggi è spesso la norma, quindi bisogna evitare i convegni diabolici. Ecco, naturalmente la cosa è diversa nel caso nostro, no? Perché il caso nostro era un convegno un po' particolare, il cui scopo, per così dire, era preciso ed era rivolto a teneva conto della particolare situazione politica in cui ci trovavano, quindi era un convegno non accademico che aveva per così dire, uno scopo preciso. Ecco, però io non credo, si possono organizzare convegni per la Resistenza? Immaginate che sotto la Resistenza al fascismo e Hitler si organizzava un convegno per esistere? No, dobbiamo passare ad altre forme di azione. Altre forme di azione che forme di azione più concreta e la concretezza non si oppone alla teoria. Concreto, etimologicamente, significa qualcosa che cresce insieme, che è inseparabile dal suo oggetto, no? Quindi è il contrario appunto di un discorso che si presume separabile dal suo oggetto. E adesso anche, contrariamente a quanto si insegna all'università, non esiste un metodo che valga per tutti gli oggetti. Ogni metodo vale soltanto per il suo oggetto. Quindi noi dobbiamo cercare di non aderire strettamente al nostro oggetto. Ecco, naturalmente per questo significa che ci vuole una particolare lucidità per aderire alla nostra situazione e trovare quindi il metodo adatto alla nostra situazione. Ecco, io credo, penso che non è detto che si possa continuare a comportarsi come si è fatto finora, cioè a combattere, agire, insomma, in nome di principi e concetti come la democrazia, la Costituzione, il diritto, che forse noi sapevamo già, vedevamo già da tempo che avevano perso il loro senso. Quindi è possibile naturalmente continuare a praticare battaglie in nome dei diritti, ma lo si può fare tatticamente. Strategicamente penso che possa essere inutile, nel senso che di fronte a un governo che ignora la legalità, mi sembra un po' vano, invocare dei diritti. Ripeto, che senso avrebbe avuto invocare dei diritti a Hitler e a Stalin o a Mussolini? Non ha senso, non si devono evocare diritti, cercare di controbattere con diritti chi ha abbandonato ogni legalità. E noi siamo di fronte a un governo che ha abbandonato ogni legalità. Se uno non capisce questo, non capisce in che situazione ci troviamo. Non c'è alcuna legalità. Naturalmente l'avversario che abbiamo di fronte può apparire, ed è sicuramente irrazionale, forse lui stesso confuso, forse non sa bene dove vuole andare, certamente di basso profilo. Io credo anche che può darsi, e questa forse sarebbe l'unica speranza positiva, che questo avversario rappresenti una civiltà o piuttosto una inciviltà alla sua fine. Questo che abbiamo di fronte è un avversario, un'inciviltà alla sua fine. E questo sembra confermato dai mezzi estremi che ha scelto, no? Come ha potuto un governo scegliere dei mezzi così infami, estremi, distruttivi, come ha fatto quando hanno fatto questi governi, no? Ecco, però questo non è che rende il fatto che abbiamo di fronte un avversario intellettualmente
spiritualmente, voglio riprendere le parole di Mattei, spiritualmente morto, non è detto che renda le cose più facili. Badate, lottare contro un avversario morto è più difficile che lottare contro un avversario vivo, spiritualmente vivo, col quale si possono, appunto, al quale si possono controbattere argomenti, temi, discussioni, ragioni, no? Con un avversario spiritualmente morto non si possono usare argomenti, cercare di convincerlo, no? È impossibile. Quindi ci aspetta, credo, l'invenzione di nuove strategie, no? Di fronte all'avversario che abbiamo di fronte, dobbiamo inventare nuove strategie. Mi aveva detto Mastruzzo che io avrei dovuto concludere, ma per fortuna pare che forse lo farà Mattei. Io conclusioni non sono solito farne. Un pensiero non può concludere. Perché non può concludere? Perché un pensiero si esaurisce e si toglie di mezzo una volta che ha raggiunto il suo scopo. Un pensiero che voglia permanere dopo che ha raggiunto il suo scopo, anche se è solo per trarre delle conclusioni, sembra che non sia un vero pensiero, no? Per questo posso soltanto augurarvi di continuare a pensare, perché il bene che veramente penserete e desidererete, in qualche modo lo otterrete. Anzi, credo che l'avete già ottenuto. Grazie.